Portate i soldi. Portate i soldi. Niente sbirri. Niente sbirri. Qui ci sono gli Alien Cat. 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 Ed eccoci qua, buonasera a tutti signori, benvenuti, bentornati su Alien Lab. Ultima volta direi. Questa è l'ultima puntata per questa stagione. Sei contento? Un po' mi dispiace, devo dire la verità. Io no. No? Io no, perché, no, è semplice, perché il mio cervello ha bisogno di ferie, anche il mio. Cioè, già il mio dalla prima puntata ha bisogno di ferie, però va bene, non importa, non importa. Questa sera sarà una puntata speciale perché l'avete decisa alla fine voi. Quello che dobbiamo mettere stasera l'avete deciso voi, ma deciderete voi anche la traccia più bella di questa stagione. Sì, la deciderete, okay. E poi non succederà niente, come sempre. Ovviamente. Noi facciamo, cioè, chi vince non vince niente, ma chi vince la classifica TikTok di tutte le classifiche che abbiamo fatto vincerà qualcosa. E io ho il premio. In ogni caso rimanete connessi, sì. Perché questa sera, come regalo, sì, per, diciamo, per voi, per ringraziarvi di averci seguito anche in questa stagione, vi lanceremo un free download a un certo punto, come sempre, in chat, sì, su Twitch. Non si sa quando, non si sa quando, ma arriverà. Allora, su Twitch, moto, sì, arriverà un link. Muto. E dopo potrete cliccare e scaricare il free download. A lui non gli dà fastidio quando lo parla sopra. Niente, no, 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 no. Non si interrompe. Allora, vogliamo fare un recap, come dicono quelli bravi, Siska. Ah, salutiamo Siska che è dall'altra parte, scusa. Grazie. Scusaci. Ci sono anch'io, grazie. Che voce bella c'hai, bellissima. Che chiamo avete messo? Non lo so, i giocattoli nuovi di Davide che sono bellissimi, proprio. Proprio sai quando li compra su Wish. Sì, sembro Katia Ricciarelli con sta voce. Beh, ti abbiamo tolto un po' di basse. Un pochino. Ti piace? Prima ero Pavarotti, ora Katia Ricciarelli. Diciamo che... Buonasera a tutti. Bene, funziona però, bello. Il problema è stato che appena acquistato ha fatto un volo per te. Quello, sicuramente. Perfetto. Sicuramente quello. Comunque, io qui ho la busta delle tracce che sono in gara oggi, perché purtroppo la mia memoria è quella che è. Ho preparato, pensate un po', anche la sigla. Ve le facciamo vedere, guarda. Vai Siska, fai entrare la grafica, grazie. Andiamo. Ok, questo è il torneo della federazione, ovviamente. Vi elenchiamo le tracce in gara questa sera. Abbiamo Daddy Cool, Alien Cat Remix. Poi abbiamo Desenchanté, che non è stata assolutamente pilotata. Nessaya, Alien Cat Remix. Going Crazy, Alien Cat Remix. Until the Sunrise, che è un inedito che abbiamo fatto sentire in questa stagione. Voodoo Rave, Alien Cat Remix. Che sarà? Alien Cat Remix. Tranne Barbara. Cartagine. Take on me, Freestyler, Infinity, Moviendo la Caderas, caro Davide, Dragon Ball GT, Rock This Party, Marilu, grandissima Marilu, Hanno Ucciso L'Uomo Ragno, Alien Cat Remix sempre, e Poker Face, Alien Cat Remix. Remix. Hai capito? Queste ve le ascolterete tutte di fila questa sera per l'ultima puntata, super puntata di Alien, bravo, Lab. Sta finendo così l'inno del torneo della federazione. Esatto, The Champion. Però la vincitrice la sceglierete dopo. Dai, cosa succede adesso? Adesso, signori, dobbiamo, prima di iniziare, cioè abbiamo fatto un intro un po' diverso questa sera. Sì. Perché io adesso devo far entrare colui che ci ha cambiato la vita. Sì. Da un po' di puntate a questa parte. Soprattutto anche stasera, anche devo stasera. Dire. Dopo diremo il perché. Abbiamo avuto un incontro speciale nelle puntate scorse.
abbiamo cambiato stile di vita e ci siamo dedicati al clero. Sì. Abbiamo conosciuto Padre Borraccia, sì, che questa sera, signori, ha avuto una promozione ed è venuto a festeggiare con noi. Adesso lo facciamo entrare, lo accogliamo. Aspetta, devo alzare, aspetta. Alzati, lo accogliamo tutti con un amen in chat, mi raccomando. Pronti? Diamo il benvenuto a Cardinal Borraccia. Cardinale, cardinale. Fa un po' fatica con la gonna. Scusate, ma la gonna mi ha impedito di... Allora, nel frattempo vorremmo far notare che sono tornate le basse frequenze, la voce di Siska. Grazie. Prego, prego, insomma, più o meno sono tornate. Cardinale, buonasera! Buonasera Fabio, buonasera, come sta? Bene, grazie. Come mai questa promozione così dal Vaticano? Mi hanno digievoluto. Sì? Sì, dato che siamo in versione digitale, mi hanno digievoluto da Padre Borraccia a Cardinal Borraccia. Ma ha fatto qualche miracolo speciale oppure così? Due. Come il primo miracolo di Gesù. Qual è, Davide, il primo miracolo di Gesù? Ma io che ne so. Allora, cardinale. Io lo so. Qual è Fabio? Ha preso il pane e lo ha spezzato. No. Così, col ginocchio. No. Dai. Ha trasformato il legno in ferro. No. Con i chiodi. Ha fatto l'open bar. Ah, è vero. L'open bar. Sì, così proprio. Vero. Esatto. Vabbè. Allora, teniamo un po' di minchiate per dopo, padre. Intanto alzate il volume perché sta per partire l'ultima puntata di Alien Lab. Yeah.
Poligonali e Lab. Partiamo così come i missili. E allora, prima di tutto, ringrazio un po' di persone che si stanno abbonando anche oggi nell'ultima puntata. Allora, ringrazio Baldelli 86, grazie per il tuo livello 2, 38 mesi insieme, grandissimo. Grazie Busa Boom 87 Prime. Poi abbiamo Stefano Dance livello 3 che scrive: ciao Alien, no ciao a te. Grazie anche Martina Prime, Z Silent Prime. E poi Merede ha regalato 5 abbonamenti alla community, grazie mille. Poi abbiamo ancora Danny D che ha rinnovato il suo Prime. Padre, come si sente oggi in quest'ultima puntata? Bene, bene, più che altro mi sento strano a indossare queste nuove vesti. Cioè, strano, mi sembra di essere un Saiyan, questo coso qua. Sembra la tartaruga ninja. Ma non fa caldo lì sotto? Sopra sì, sotto no. Sotto sono aperto sotto. Ho capito, c'è l'aria condizionata. Tipo gli scozzesi. Esatto, c'ho il pendolo al vento. Bene, bene padre, bene. Non vogliamo sapere altri dettagli perché ci basta così, grazie. Allora, vogliamo quello che hai mangiato prima, Fabio. Esatto, guarda. Vogliamo affrontare l'estate in maniera dignitosa. Ok, allora andiamo! Solita notte da lupi nel Bronx, nel locale sta suonando un blues degli Stones. Lo skin divide al bancone del bar, pieni di whisky e margarita. Come fa? Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché. Avrà fatto qualche sgarro. Molleggia! Alla centrale della polizia, il commissario dice che volete che sia. Successo non ci fermerà, il crimine non vincerà. Oh! Ma nelle strade c'è il panico ormai, nessuno esce di casa, nessuno vuole guai. E dagli appelli alla calma in TV, adesso chi ci crede più? Vai! Ho ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Ancora! Vai padre, riscaldiamoci un po'. Allora, adesso tocca a lei salutare un po' di amici che stanno scrivendo in chat in questo momento, e lo dobbiamo fare anche in maniera molto veloce. Ciao Fede Gilli, ciao Pepe Porno, Total Andrea, Stefan, Danny, Entry, Little, Simo, Cristi, Henry, Simo, Raven, Henry, Danny, Simo, Peppe. Andiamo un po' su TikTok, dove grazie a Jasmine, DJ Christian, Zucco, ancora grazie a DJ. Dov'è Alice? Che cazzo è Alice il suo mondo? Oggi è in ferie. È in ferie. Padre, non prenda tempo per leggere. Adesso deve farlo in maniera veloce. È più veloce di così? Cioè. No, più veloce. Insomma. Ah? Cosa? Ha fatto. Vabbè, tutti i nomi. Allora, Siska, adesso tocca un po' a te. Dai, saluta un po'. Dice Christian, Antonella, Jasmine, Scuba, Raven the White, grazie. Scusate, su Twitch si lamentano che sì, ma ha salutato solo due o tre persone. Scrivete, muto. Cioè, scrivo loro, Federica, Rosa, Simo, Total, Little, Francesco, Stefano, Henry, Raven,
Castro, Simo, Beppe, Henry, Giorgio, Cascius, Stukez, Cod, Simo, Terry. Come fai a stargli dietro? Come fai? Sisca è allenato però, Sisca. Vai, Sisca, vai, 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 fammi vedere. Eritrector, mamma, Sam Game, Stefan, Rosalvo, Cristina, Cod, Simo, Rosalvo di nuovo, Beppe Porno, Simo di nuovo, Lilith, Key Master, Giorgio Davi. Andiamo, va. Ubacchio, ubacchio, ubacchio. Disturbo. GT. Allora io volevo ringraziare Harry Tractor che ha regalato 10 abbonamenti alla community e poi altri 25. E cosa ti diciamo stasera, caro Harry Tractor? E sei gran gioco tu. No, facciamo così. Signor Cardinale, sì, può dare la benedizione a uno dei cavalieri della federazione, quale Harry Tractor? Prego, vada. Harry Tractor, ti faccio un regalo. Le mie sfere del drago. Aspetta un attimo. Le mie sfere del drago ti regalo. Le vedi? Sono le vedi? Fresche e fresche. Sono fresche e fresche appena sfornate. Hai visto dove ce l'aveva le sfere del drago sto cardinale qua? Io non so dove ce l'ha, ma vorrei sentire una benedizione seria, cardinale. Una benedizione seria per, sì, Harry Tractor. Sì. Ringraziamolo per gli abbonamenti lanciati. Non so dove, però li ha lanciati. Quindi? E sarai benedetto via wifi, via whatsapp, via tutto quello che vuoi. Ho una domanda, può sedere alla sua destra per caso? Aspetta, no, alla destra? No, aspetta, se mi giro di qua c'è Sisca alla destra. Vabbè, alla sinistra, va bene anche a sinistra. A sinistra, a destra, in centro, mettiamolo dove vogliamo. Bene, non importa. Allora, poi abbiamo un messaggio vocale, poi ripartiamo con il viaggio che voi avete scelto questa sera, andiamo? Ci tenevo a ringraziarvi di cuore per tutte queste bellissime dirette, questi anni di dirette. Grazie a lei.
Grazie Sia, grazie Davide, grazie Fabio, grazie Siska, perché no, anche a Cardinal Sborraccia. Assolutamente, ma bravo, bravo. No, ma grazie a te. Bravo. Grazie a te. E sei tanto bravo! Quando siamo insieme il tempo prima avanza e poi va all'incontrario. Padre, le mani a cuore. Per ogni nostra guerra penso a tutti i baci che ci hanno rubato. Anche Siska, tutti! Ci siamo detti basta senza mai dirci addio, perché sappiamo già che un giorno ci rincontreremo in una vita o un'altra, con te ci sarò io. Ciò che vedo è sfocato, ma tu resti in primo piano. E allora torno indietro solo un attimo. Mani a destra e a sinistra. Tutte le volte che sono insieme a te è come un evento rivoluzionario, lo scisma d'Oriente, il crollo di Cartagine. Tutte le volte che ti dico ti amo, soltanto per te il mare muove le maree, il tempo sposta le lancette, scrive nuove pagine. Quando stringo la tua mano, crolla il muro di Berlino, cade l'impero romano. Con la voce! Berlino cade l'impero romano. Oh! All'epoca eravamo quello che nessuno poteva immaginare. In mezzo a mille secoli di storia alla corte dell'imperatore. Non te l'ho detto mai, ma tu lo sai per me. Sei ciò che non credevo potesse più esistere. Se un giorno te ne andrai, vorrei sapessi che siamo sempre stati noi dentro quel pezzo di Times Square. Tutte le volte che sono insieme a te è come un evento rivoluzionario, lo scisma d'Oriente, il crollo di Cartagine. Tutte le volte che ti dico ti amo, soltanto per te il mare muove le maree, il tempo sposta le lancette, scrive nuove pagine. Quando stringo la tua mano, più forte! Ehi! Quando il muro di Berlino cade l'impero romano. Allora, abbiamo una, se si può dire la parola, però non ricordo se era tra le parole vietate, una filastrocca. È arrivata... strocca, no, no. Non lo so, io ho paura. Ancora si può dire. Vediamo adesso se è la banna oppure vediamo. No. La accetto. Carissimo. Ok, allora andiamo a sentire questa filastrocca, ok, sui cardinali. Andiamo. Osteria numero uno, in cantina non c'è nessuno, ci sono solo cardinali che si incuriosiscono, cordiali. No, non era così. Non era così cardinale. Io no. Mi ricordo un'altra parola. Osteria numero uno, in cantina non c'è nessuno, ci sono solo suore pratiche. Beati! Esatto. Era così, era lo sbaglio. Allora, cardinale, abbiamo un'altra richiesta per lei. Dimmi. Dobbiamo mandare un'ennesima benedizione. Lanciamola. C'è. La faccia seria però, eh. Abbiamo da benedire Merete, che ha regalato altri 10 abbonamenti alla community. Prego, vada. Merete, benvenuta e grazie per quei 5 abbonamenti. Harry Tractor ancora lancia a Cardina, che benvenuta di che, scusa. Sto cazzo di cardinale non è del mestiere. Io non so perché... Era meglio quando era frate che non... No, prete che era, che non si era montato la testa. Perché è ancora è cardinale. Un okay. Attimo, deve un attimo abituarsi. Benvenuta di che è da 8 anni che sta in diretta. Ha lanciato 10 abbonamenti e volevamo la sua benedizione. Ma lo benedico tutti. Padre, bene, a cioè, benedizione? Come la fa di solito quando vai nelle case dei cristiani? Li prendo a calci nelle costole. Nelle costole? Confermo. Nelle costole, proprio okay. Esatto. E poi dopo dobbiamo ribenedire un'altra volta il Retractor perché ha dato altri 10 abbonamenti alla community e dopo la sua benedizione possiamo ripartire in pace. Henry, grazie mille, ma per me sei incantato così con PayPal.
dov'è la benedizione? Dai, la benedizione, ti benedico. Ma come fai a fare la benedizione via 2.0? To, Henry, grandissimo, bravissimo. Ce ne fate vedere un po' di mani al cielo, federazione, in chat, tutti! Siamo DJ Ariel, ha rinnovato l'abbonamento, è il suo 32esimo mese e ci scrive popolo di Twitch! E poi dopo ringraziamo Boom DJ, ha rinnovato anche lui il suo livello 1, il suo 41esimo mese, dai e cia! E poi abbiamo una notizia direttamente dal Vaticano, quindi signor cardinale, fossi lei mi preoccuperei, però non so, è arrivata una nota vocale direttamente proprio dalle segreterie del Vaticano, sentiamo. Manco il tempo di farlo cardinale. Aspetta. Cosa? Che? Non ho capito, manca il tempo? Allora a me manco il Papa, mi interrompe, capito? Lo so, però... ho detto, manco il tempo di farlo cardinale e già ha preso la prima cazziata. Cioè... Non lo so. Dai, fammi sentire lo zio Franci cosa mi ha detto. Sentiamo, dai. Vai. Annullati i festeggiamenti di Natale in Vaticano per la mancanza del cardinale Martini. Il Papa ha detto, no Martini, no party. Sì. Questa faceva male, è proprio nel basso ventre questa. Ma ciao, milza figa. Comunque, se volete mandare magari le vostre confessioni, volete farle sentire a tutti, il numero WhatsApp è quello che state vedendo in questo momento. Sta arrivando proprio in prima linea qui sopra. Ok. Sotto. È 371-356-3837. Mandate le vostre confessioni, le ascolteremo solo noi. Cioè non è che poi dopo le mandiamo in giro, le ascoltiamo solo noi. Rimarrà tutto tra il cardinale, Sisca, Davide e me. Tranquilli. E tutta la chat. No, quelli no. Quelli no, padre. Cardinale, mi scusi. Che cazzo. Scusa. Comunque stasera voglio sentire dei vostri peccati, quelli più... quelli da 130, proprio belli pesanti. Ah, ok. Quello proprio quelli. Va bene, Sisca.
Cisca, scusa, mi fai partire il jingle mio? Così a caso? Il jingle tuo? Sì. Papa, papa. Eccolo. No, grazie, adesso mi sento meglio. Grazie. Alien! Lab! 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 Grande Retractor, livello 1 regalato a Raffocone. Sulle mani! Lo fate voi in chat? Dai, fatelo, fateci vedere. Se tu sei bella e fionda, grida oh! Se tu sei bella e fora, grida oh! Se tu sei fidanzata, grida oh! Se tu sei fidanzata, grida oh! Uè, uè, io vado ad ascoltare qualche messaggio vocale, vediamo cos'è arrivato qui dai nostri amici della federazione. Vediamo un po', Raffo. Stasera Alien Lab diventa magia. Infatti vedremo riapparire tutti i fantasmi che non si presentavano più dal 1936. Grazie alla parola magica, free download. Alien Lab, musica che sposta. Quella parola, allora, quella parola funziona sempre. Allora, meglio dei miracoli. Oh, stasera l'avevamo tenuto buono il nostro polemizzatore. Esatto. Oh, niente, c'è sempre qualcuno che deve fare polemica. Ma l'ha risvegliato, capito? Mi stuzzica. Io cioè, lo so, padre, che dobbiamo fare? Questo? Allora, regali, non va bene. Metti il free drink e non va bene. Metti questo e non va bene. Togli Cisca, non va bene. Non va bene. Ma che non va bene, che siamo stati benissimo la diretta scorsa, scusa. Era andato tutto bene, telecamere giuste. Cioè, vedo quel tastiere. Che cazzo c'è? Un pianoforte. Diciamo che ce la siamo cavata abbastanza bene. Ovviamente non è come quando c'è Cisca, la dinamicità di queste telecamere non è la stessa. Lo possiamo ammettere. Cioè, ah, ecco. Ce la siamo cavata discretamente. Vorrei vedere voi due da soli. Guarda, l'anno prossimo si potrebbe anche fare. Ma vi lasciamo tutto a voi, voglio vedere. Cisca, te sai suonare di là? Sì, sai schiacciare due tasti? Sì. Va bene. Fanno finta, dai. Vabbè, metto su un remix di Gigi D'Alessio, siamo a bolla. Sì, perfetto, io accetto la sfida. Va bene. Andiamo! Nager dans les eaux troubles des lendemains, tendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du presque rien. Thank you.
Allora padre, le piace questo nuovo remix che siamo andati a beccare nell'Eurotrance francese? Le piace questa, questa? L'ha mai sentito per caso? Non vado molto simpatico per i francesi, però sì. Vabbè, la lingua francese è orecchiabile, dai. Non è come, che ne so, mo non voglio fare discriminazione, però ci sono lingue che suonano bene e lingue che fanno un po' come cagare. Si dice pannolino in francese? Come? Pannolino in francese. Oh, le pannolin, ovviamente. Le cofanet de mer. Ah, su queste cose, Fabio. Vedi? No, 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 bravo, bravo padre. Bravo. Allora, padre, vorrei fare un esperimento con lei. Dimmi. Allora, se gentilmente può alzare le mani al cielo, grazie. Ok? Facciamo, anzi, facciamo così. Facciamo finta che stiamo in serata. Che è successo? Ha strappato la gonna. Scusami. Dimmi, mi dica lei quando è pronto. Pronto. Cardinale! Cardinale! Alzi le mani al cielo! E vada a tempo con noi! Più forte! Dai padre! Let's go! Everybody! This party, dance everybody, make it hot. In this party, don't stop, move your body. Rock this party, dance everybody, make it hot. In this party, don't stop, move your body. Come volleggia sto padre! Come legna questa, Fabio, ciò. Che succede? Che succede? Hai visto come sta il padre sullo sgabello? fa pure freestyle. Mica come lui che sale. Ho fatto parkour! Parkour! Io onestamente non riesco nemmeno a sedermi su quello sgabello, esatto. Ma non ti preoccupare che l'anno prossimo, anzi, a fine di questa stagione, cioè stasera, farà proprio quello che la fine che merita. Allora, amici della federazione, io lo so che state aspettando il free download, rimanete lì perché a un certo punto su Twitch arriverà il link, quindi se, anche se siete su TikTok, provate ad aprire Twitch dall'altra parte, volerà a un certo punto un link proprio nella chat del nostro canale e lì potrete scaricarlo. Dopo la diretta non sarà più possibile trovare il link perché verrà eliminato. Ok, è tutto chiaro? Alien Lab! Pedala, pedala, pedala! Come fa?
Allora padre, io non glielo sto dicendo per non fargli montare troppo la testa, ma stanno arrivando messaggi di felicitazioni, chiamiamole così, per la sua promozione su WhatsApp. C'è addirittura chi invia canzoni per lei. Lo so, addirittura. E allora io ne manderei un pezzo. È arrivata, ce l'ha mandata un nostro amico ed è tutta per lei, per omaggiarla. Sentiamo. Okay? Vado? Vado, è una canzone. Non lo so che è. Però se parte. No, non parte. Dai! Scusa, c'ho problemi. Ma perché è strano? Non l'avrei mai detto. Ma in teoria dovrebbe funzionare, è tutto alzato, però. No, niente. Vabbè, lo sai che c'è? Papà fa culo. Mica può stare a te queste cose qua. Oh, allora. Ma dopo vediamo. Allora, nel frattempo è arrivata un'amica e ci viene a trovare spesso. Qui in diretta. Cardinale, forse lei non la conosce, ma gliela presento. È una ragazza molto gentile, dalle forme delicate, ha sempre il naso all'insù. Il suo nome è Marilou. C'era un regno incantato in un tempo che fu, ma l'arrivo del mare lo fece cadere giù. Nel momento in cui re preparava la resa, un miracolo accadde e nacque Marilou. Marilou, nei tuoi occhi tu ci libererai. Come hey. Mai si versò, ma una sola fu tratta con grande dolore. Quella lacrima cadde in un magico fiore, da cui nacque il frutto, la nostra Marilou. Marilou, nei tuoi occhi dipinti di blu, c'è la luce di un regno che non vive più. Marilou, porti vita nei giorni più neri, nei tristi pensieri, tu ci libererai. Marilou, nei tuoi occhi dipinti di blu, c'è la luce di un regno Marilou, porti vita nei giorni più neri, nei tristi pensieri, ci libererai. Marilou, ringraziamo Merete, ha regalato altri 5 abbonamenti alla community e poi Harry Tractor, altri 35 abbonamenti alla community. Padre, scusi, Cardinale, oh, Cardinale. Ecco. Ma si può avere l'indirizzo di Harry Tractor che gli mando una mia foto autografata con un po' di corpo di cercheremo papà di reperire il tutto. Cioè, qua se lui se lo merita l'ultima serata. Pepepepen, lancia su pure le palle del, le sfere del drago. No, vede. Quelle dopo gliele do, Fabio. Grazie. Grazie. Niente. Allora, padre, sentiamo quello di prima? Cosa? Ce l'abbiamo fatta a sentire l'audio di prima? Padre, lei si deve fare i cazzi suoi. Oh, come cazzo si chiama? Adesso risolverò la situazione. Non venga lì a girare il dito nella piaga. Che cacchio? Ecco, lo sapevo io. Ecco che volevo fare. Allora, mandiamo una nota vocale, ok? Perché oggi non è che ci sono solo confessioni o cosa, ma ci sono anche saluti, ringraziamenti. E allora li facciamo sentire, ok? Giusto? A quanto pare. Se ce la fai. Aspetta, perché non so che sta succedendo, però allora, vado. Allora, Alien, saluto. Un saluto grande da Danny Deck. Sì. A Fabio, Davide, Siska e soprattutto
al padre che ci benedirà. Non è il padre. Perché è l'ultima puntata, quindi vabbè. Cardinale. E spero che mi prendi a confessarmi, solo che ci vorrà una settimana. Quanto ci vuole? Allora, cardinale, lei deve capire che qua le note audio vanno così, capito? Purtroppo funzionano così. Allora, è arrivata la canzoncina. Ok? Ce l'hai fatta, vai. Sì, ce l'ho fatta. Così, qua se non risolvo a modo mio è un macello. Vado, vediamo che succede. Risolvo a modo suo, a culo, capito? Esatto, esatto. Risolve lui. Allora, padre, porca madonna. Jingle. Grazie, allora. Più cattivo Sisca. Cardinale. Dica. Allora, dura 2 minuti e 50. Io la tengo poco perché se no, ok? Vado? Vai. Vado. Per lei, ti rendi conto che gli mandano le tracce? Che boia hanno? Non lo so, adesso vediamo. Mettilo un per due. Non posso. Amore. La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. C'è, c'è! Che la festa sia. Vai padre, è tutta per lei. Camminiamo verso te. Come fai? Come fai? Che la festa siamo noi, cantando insieme così. Sha-la-la-la-la-la. Alleluia, 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 alleluia. Padre, ecco, questa era per lei. Questa era per lei. Cioè, addirittura le mandano le canzoni. Io non ho parole. Guarda. Numeri uno. Io credo che dall'anno prossimo, se mai avverranno altre promozioni o vorrà ritornare, lei è il benvenuto. Ma mi sa che se vado avanti così mi declassano. Non c'è problema, noi siamo qui e l'accogliamo a porte aperte. Here's my key. Porte aperte. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity. Mani al cielo! Durante la diretta, caro signor cardinale, sì, avremmo proprio voglia di fargli sentire, però lo farà Davide, perché mi sono reso conto che io non sono in grado questa sera. Ok, vabbè, facciamo così. Un demo che ci è arrivato, cioè, allora, l'abbiamo già detto svariate dirette fa, però non abbiamo avuto mai il modo di farla sentire. In pratica è una voce che ci è arrivata sulla nostra mail ed è stata descritta come la canzone del secolo. Ehi. Sì, sì. Pensi che ce l'hanno mandata a noi. Pensa un po'.
che cosa? Culo? Esatto. E noi che siamo persone oneste, sai che facciamo? Facciamo sentire a tutti. Perché, eccola là. Capito? È così. Cardinale, alzi le mani come se fosse una rapina e le batta a tempo. Allora padre, qui cardinale, cardinale cazzo. Ho capito, ma io non so, quando lei è in chiesa, come cazzo la chiama la gente, cardinale? Così. No. Oh, te sull'altare. Oh! Vabbè. Scendi un po'. Comunque ho un messaggio per lei, glielo faccio sentire subito. Sentiamo. Vediamo un po'. Buonasera, volevo chiedere se era possibile essere confessati in privato da questo bel prete, visto che ho molti peccati da confessare. Addirittura. In privato. Allora, cardinale, pensi che una volta era Siska che confessava le sue bimbe di Siska? Adesso purtroppo... Ah, c'erano le bimbe di Siska? Ma erano epoche e epoche fa. Io nel frattempo qua dietro ho un... Davide, stai pulendo i vetri? Cosa stai facendo? Non lo so, qualcosa. Un bug, Eri buggato? Sì. Eri buggato, eri in bug. Vabbè, che rispondiamo a questa donzella, padre? Beh, se vuole venire qua c'è il divano dietro di Brazzer. No, padre. Ah, non è il divano... Lei ha il confessionale, allora faccia le sue cose lì, non venga qui su questo divano. Ma io condivido con i miei discepoli, tenga lei, si chiude nel confessionale, chiuda la tendina, mi raccomando, lo faccia quando... Padre, se vuole, magari mi posso sacrificare per la patria. Solo se ti vesti da chirichetto. Va bene, padre. Ah, hai capito? Per la Flavia, subito. Gli farei fare il lavaggio dei piedi. Padre, io le ricordo. Ecco, prossima sfida. Davide fa il lavaggio dei piedi a Fabio. Ma che cazzo c'entro io? Scusa. Ma poi cosa c'entro comunque, io? Comunque, padre, io le dico una cosa. Si lavora e si fatica. Porca madre. Adesso che fa, padre? Il padre ha bestemmiato, io l'ho sentito. No. Sì, ho sentito anch'io, Siska, tu che eri vicino. Ma ha detto pure figlio di puttana. Io sento aria di scomunica. Merda, porca. Sento tutto. Aria di scomunica qua. Io sento aria di scoreggia. Non riesco perché. Se... Sono stato io.
Francia. Free Download si avvicina sempre di più, ma non è questo il momento, quindi rimanete lì perché a un certo punto arriverà e poi dovrete prenderlo al volo. Allora, c'è un altro messaggio. Oh, io sto prete, non lo voglio più qua. Non lo voglio più qua. Guarda, perché no? Perché no? Sono hater, li lasci stare, padre. Ma te prima, come sei vestito te? Prima scrivevano i messaggini a noi, tutti carini, tutti romantici. Adesso c'è il prete e scrivono tutto a lui. Ma ti pare una cosa... Oh, mandarino! Che... Prete, se non vuole una costola rotta, porti rispetto. L'abbiamo fatto per te, Davide. L'abbiamo fatto per te. Vabbè. Sentiamo un po'. Buonasera a tutti, ragazzi. No, ho bisogno di risolvere un quesito, o meglio, un dubbio che mi pervade il cervello. Dici da tutto, diversi giorni. Sì. Domenica scorsa mi stavo recando a messa. Sì. Ancora prima di entrare in chiesa, sento le sirene della polizia. Mi volto verso la strada e vedo un pazzoide a folle velocità che impennava sulla moto. All'improvviso si ferma davanti la chiesa ed entra dentro. Io per curiosità lo inseguo e vedo che si inserisce all'interno del confessionale. Poi esce tutto aggrovigliato nelle vesti da cardinale. E la faccia mi sembrava quella di Cardinale Borraccia. Sembrava? Bah, adesso ho questo dubbio e vorrei chiedere se appunto fosse realmente lui. Ecco. Vediamo, no, sentiamo. Era lui? No, non ero io. Non ero io. Abbiamo ascoltato un'ora e mezza di messaggio per una risposta di... No. Un secondo. Non ero io. Cioè. E che cazzo devo dirti? No, sì. No, padre, deve articolare. Faccia una predica a questo ragazzo che insinua cose non vere. Purtroppo è vero. Cioè, non è... Non c'è cazzo da dire. Ma lo so, lo scomunichi, faccia qualcosa. Ma lo scomunico appena lo becco in giro, sto pezzo di... Sembrava Bigiogelo, cacchio. È lui, uguale. Tre giorni in prefettura con quello lì. All'interno. Ancora parla? Ancora? Aspetta, vediamo lui. 8 minuti di audio. No, l'ho dovuto stoppare io, sennò finiva più. Aspetta. Ah, visto che è salito di livello, allora è diventato cardinale. Cardinale. Esatto. Il cardinale ce l'abbiamo solo noi su Alien Lab. Get your hands up! When I pull up in the spot, everybody going stupid. Yeah. Everybody getting high, bodies they be moving. Yeah. When I pull up in the spot, everybody going stupid. Show me what you got, girl. Show me how you move it. Put your hands in the air, I wanna see you grooving. Baby, tonight, yeah, I wanna get into it. I see you on the dance floor. Show me what you came for. We'll dance through the night, feel the life until the sunrise. Turn it up, turn it up, turn it up.
Allora, padre, io non so se ha preso fiato. Allora, io per sicurezza le faccio vedere prima come si fa e poi lo fa lei. Oddio, cosa? Niente, quello che ha fatto prima, praticamente devi salutare in modo veloce come fa Siska. Siska. Ma sono più veloce io di Siska. Ma non è vero, non è vero che... Un attimo che mi tolgo gli occhiali in 3D. Siska, fagli vedere come si salutano gli amici in chat che scrivono. Dai, adesso. Dai. Così non vale. Steffi, Rebemil, Cassimo, Sengame, Harry Tractor, Pepe Porno, Stream Elements, Harry Tractor di nuovo perché se lo merita, Cristina, Astro Fabio, Spunna, Mauri, ma scrivete, scrivete Giorgio, così non legge. Giorgio, DJ Bog, Raven the White, Zipog, non lo so come si dice, Mauro Cappe, Vincenzo, Raff, Boon DJ, Steffi. Così non vale però se mi distrae. Guarda quanto sei uno veloce. Vai tu. Code Total, Harry, Savo, George, Harry, Sfunna. Bravi che vi fermate. Code, salvi, Steffi, Master Harry, Litvazin. Porca vacca. Guarda che lentezza. Allora, comunque qua chiedono più live così come quelle di oggi sono proprio... È bella, bella tosta, bella con la cassa che spinge. Sì, oggi. Però padre, lei deve accelerare. Io non so perché non le viene una grinta un po'... Lo so che lei è abituato a delle canzoni un po' più tranquille, più dolci, più gentili, diciamo così. Però ciao Stefan. Ma salutato e vi saluto. Si sta offendendo il cardinale. No, mi sto incazzando che è diverso. No, Cardi, no, no, guarda, so che qua tu Davide fai una brutta fine perché sentito, Cardi, sentito, Nale, vedi. Andiamo in Vaticano. Io ti rompo l'ano. Vedi. È tutto così, eh. Io non ho detto niente. Ok, vengo di là. No, 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 no. Siska, fermalo. Alien Lab. Ora sì. Lo spegno del sui. Vabbè. A me gusta ver con la sala oscura, con que esa morena mueve la cintura. A me gusta ver con la sala oscura, con que esa morena mueve la cintura. Y a mí me gusta ver delicadeza, la mano en la cintura y otra en la cabeza. Y a mí me gusta ver su delicadeza, la mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega el baile, llama la atención y en el escenario ella se mueve al show. Baila con su estilo como figurilla, por eso es que yo digo que esa nega tiene fin. Allora, signor cardinale, eminescenza grandiosa, va bene? Mi dica, mi dica, mi dica. Allora, come le avevo preannunciato e come volevo dire a tutti, anzi volevo fare una dedica speciale a tutti i nostri colleghi producers, cioè anche a quelli che si fanno fare tracce. Allora, mi dispiace... padre, mo non entriamo nelle dinamiche di questo lavoro perché c'è un casino, figura okay, okay. Se ci mettiamo a spiegare le dinamiche. Allora, volevo dire ai nostri colleghi che ci dispiace veramente, ma le a cappelle quelle serie dove ci sono persone che creano tutto il giorno in studio
Hit le mandano a noi. Allora, questa sera ci vogliamo rovinare, signori. Vogliamo farvi sentire un capolavoro. No, scusati, vorremmo farvi sentirvi. Giusto, vorremmo farvi sentirvi. E okay. Qua l'italiano va a farsi benedire. Ok. Questo capolavoro, vorrei vedere un Mani di Mare che si alza al cielo per questa cosa, ok? Un Mani di Mare, vai. Allora io la faccio sentire. Davide, se mi puoi mettere un po' di reverbero così per far capire alle persone di che cosa stiamo parlando, certo, un po' di delay così. Prego, prego. Attenzione, questa è la hit estiva invernale del 2025 e 26 pure. Vado. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda e percorriamo le stesse frequenze e camminiamo su strade tangenti danzando su un punto d'incontro che amore sarà. Allora, non so se vi siete resi conto di quello che avete sentito. Cioè, adesso valutate voi questo capolavoro in chat, adesso, no, in questo momento, live. Vorrei anche dire come è stato presentato. Cioè, oh, bravo, bravo. È arrivato un bel messaggio via mail e anche via messaggio privato sui social. Sì. Scrivendo... Allora, la persona, non mi ricordo il nome come di chi ha scritto questa email, non era l'interessato. Esatto. E ha scritto: da inoltrare a Alien Cat. Sì. E poi c'era scritto: questa è una cappella adatta a fare un disco dance techno. Sì. Questa che avete appena sentito. Sì. E vorrei sapere se insomma, se ci volete mettere le mani sopra. Questo era il succo. E poi sotto c'era scritto che comunque è depositata alla SIAE. Assolutamente. Perché non è che si mandano le cappelle così senza deposito preventivo. No, 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 perché ha fatto. Metti che. No, se fossimo stati disonesti, gliel'avremmo già rubata. No, no, è vero, è vero, è vero. Invece noi l'abbiamo fatta sentire a tutti in anteprima. Sì. Ora, se c'è qualcuno che campiona la cappella, verrà direttamente denunciato. E il padre vi scomunica. Quindi state attenti, perché qui le minacce, veramente. Okay. Fabio stavi entrando nella telecamera col dito. Lo so, ma quando si ascoltano certe cose così, bisogna far capire che qui c'è la legge che... Capito? Ah. Giusto. Capito? Non so cosa... Comunque, assomigliava a tratti a Gigi D'Alessio, sì, devo dirlo. È un po' anche a Mantello. Ma Davide, ci dai un altro indizio? Perché... Ancora questo Gigi D'Alessio. No, t'ho detto, gli indizi non ce ne sono, perché è una minchia, non è una minchiata, però... Insomma, il motivo per cui io l'ho bloccato non è così articolato. Ti ha mandato una cappella... No! Senza audio. No, no. Guarda, io quando leggerò un messaggio scritto lì con il motivo reale, a quel punto dirò: bravo, è proprio questo. Ma se c'è, ecco. Freestyle. Vacca. Straight from the top of my dome. Freestyle. Vacca ma dome. Carry on with the freestyle. Straight from the top of my dome. As I rock the microphone. Straight from the top of my dome. As I rock the microphone. Straight from the top of my dome. As I rock the microphone. Carry on with the freestyler. Rock the microphone. E grazie Marcello Zani, ha rinnovato il suo abbonamento. Livello 2, 14esimo mese. Harry Tractor ha regalato un abbonamento a Elisa Resi. No, ragazzi, bloccate tutto. Straight from the top of my dome. As the rock the microphone.
sentire un altro po', un altro po' di note vocali che stanno... Come si dice? Cardinale, mi scusi. Dica. Si dice, andiamoci a sentire un altro po' o andiamoci a sentire un altro po' di note vocali, secondo lei? Andiamo a sentire un po' di po' sul po' di note un po' vocali. Grazie padre, cardinale, mi scusi. Comunque, comunque Fabiuccio, scusa. Oh, dica. Ma secondo me... Questo qui non è più cardinale. Lo so. È caduto. Me ne sono accorto, Sisca. Gli è caduto il crocifisso. Pure? Eh sì. Si è sentito qualcosa? Si è sentito. Esatto. Bravo. Allora andiamo a sentire le note vocali. Vai, vai, sentiamo. Padre sborraccia va controcorrente. Ehi. Padre. Padre muto. Padre. Padre muto. Cioè io allora un altro numero uno questa. Allora io non capisco, no? Allora Davide, io ti vorrei far notare una cosa. Ho capito dov'è l'errore. Allora sì, dimmi, dimmi. Noi 2 anni fa sì. abbiamo introdotto Sisca alle dirette. Sì. È diventato più famoso Sisca di noi sì. Tra le bimbe di Sisca Sisca va a fecondare di qua. E vabbè okay. Ancora rosica sì. questa cosa. Però okay. vabbè andiamo avanti. Poi vabbè, passato di moda Sisca, che facciamo noi, idioti? Non è che ci stiamo per i cazzi nostri. Ne andiamo no? a prendere un altro. No, ne andiamo a prendere un altro. E questo qua adesso farà le serate al posto nostro. Io ce lo so. Cioè noi siamo dei cacciatori di talenti. Noi vabbè. Siamo due coglioni, dai. È così. Siete Rudy Zerbi e Jerry Scotti, cazzo. Cioè, cioè, non lo so. Cioè noi cerchiamo di fare musica per gli altri. Arrivano sti due qua senza né arte né parte. Uno con le treccine. Fai, fai Alien Talent Lab. Alien Talent sì, sì. Vabbè, manca Alien solo Talent. Quello Alien no. Talent posto sì, allora. Già ci chiamano Alien Lab. Ci manca pure ci chiamano Alien Talent. E poi va, cioè, chiudiamo. Io guarda, comunque padre sì. O eminenza, come cazzo è, lei è l'ultimo che metterà piede qui dentro. Anche perché qui l'età avanza. Non è che possiamo sta aspettare a voi Anche la panza avanza, vedo Fabio. Lo so, purtroppo ma quello. Sotto la panza c'è il cazzo. Ehi, la mazza avanza! È obbligatorio alzare le mani al cielo! Cardinale, abbiamo delle domande da delle nostre ancelle, ok? Sentiamo. Che prima erano nostre ancelle, ma a quanto pare sono mie adesso. Sono sue adesso. Allora, mandiamo la prima,
che le fa una domanda specifica, quindi gradirei una risposta breve e concisa. Circoncisa. Ok, vado, vai. Una domanda per Cardinal Borraccia, ma sì. Io la vedo molto scosciato e mi incuriosiva il tatuaggio. È Gesù Cristo, vero? Cioè, da lontano sembra Gesù Cristo. Gesù Cristo? Oh, ma questa qua che cazzo di vista? È quella che ha notato il tatuaggio di Captain America. Adesso ha notato Gesù Cristo sulla mia cola. Piccola bambina, vieni qua. Ti benedico. Ce l'abbiamo indemoniato qui il cardinale. Che succede? Si è staccato. Ehi, si è staccato per un motivo. Ok, poi ne abbiamo un'altra. Vado. Mi scusi, padre, ma se trova un po' bagnato per terra è colpa mia. Mi scusi. Allora, questa non l'ho capita, onestamente. Non l'ho capita. Non ho capito da dove sia uscita l'acqua. Però va bene. Ok. Andiamo. Allora, aspetta, abbiamo un'altra domanda. Questa invece è un ancello. Capito? È un ancello che chiede qualcosa. Ho una domanda per il Santo Padre. Tu una Santo se Padre. Se Dio c'è, dov'è? Sì. E se dov'è? Dove? Perché? E se perché? Dio cane! Ah! No! Mi dissocio, fortuna, mi dissocio, oddio mio, ecco. Allora, ci ha fregato tutti lui. Allora, no, devo dire una cosa. Allora, sì, io ho sentito i primi 10 secondi. Bravo, e mi è sembrato tutto a posto. Sì, sì. No, più che altro stava nominando, cioè, era uno sketch di Aldo Giovanni Gessi. Io ho detto, no, perché? Non lo so, cioè, io pensavo che andava su quell'onda. Invece, alla fine, poi, fortunatamente, mi sono sul ca. Ho fatto, lo sapevo, sì, sul ca. L'ha detto tutto, Fabio. Non fare quello che si discolpa. Cazzo, ci stiamo giocando. Va bene. L'ultima puntata, va bene così. Yeah.
Allora, cari amici della federazione, è arrivato il momento cruciale, topico, ovvero... Pippo Baudo, scusa, puoi stare fermo per favore, grazie. Pippo Baudo, lui cammina nel palco, Che devo cambiare 700 telecamere. No, un attimo di pace. No, lei può stare anche con la telecamera centrale, non è un problema. Che Pippo Baudo deve camminare qui. Pippo Baudo deve pensare mentre parla. Vabbè, quando pensa cammina. Mi scusi, okay. Faccio pure. Comunque, stavo dicendo, è arrivato il momento topico, proprio quello centrale, perché era un mese che vi abbiamo veramente rotto quelle cose che avete lì in basso, alcuni, non tutti ovviamente, ok? Per questo torneo. Ora, noi facciamo ricomparire le tracce che voi avete mandato in finale. Mandiamo pure la sigla, pensa un po' così, ok? Vai Siska, manda. Vai, vai. Ah no, ma che scelta. No, sì, a caso. Allora, sì, ah vabbè, però ci stava. Allora, Siska, deve mandare la grafica con tutti... Sto mandando. Mamma, che grafica. Guarda, guarda. E parte anche la sigla, vai. Allora, dovete scrivere in chat la traccia che vincerà il primo torneo della Federazione Alien, ok? Sarete voi a decidere. Ovviamente noi daremo un'occhiata così, proprio a larga scala, e leggeremo un po' di titoli e... Esatto. Padre, lei che titoli sta leggendo? Renato Zero, Cartagine, vince la Cartagena, sì. Marilu, Cartagine, hanno ucciso Poker Face, Take Me On Me, attenzione, Good Rave, Cartagine, Marilu, Rock di Sparti, 883, sì. Scarica anche te, Lan volume 2, ah no, non è quello, Carta Sasso Forbice, Marilu, Cartagine, Pido Daniele, Giorgio Vanni, Until the Sunrise, Marilu, Poker Face, Marilu, 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 ok, allora basta. La situazione si sta facendo complicata, cazzo. La situazione è complicata. Allora io adesso... Scomplicala. Adesso io non so. Ora voglio vedere come te ne esci da sta cosa. So già come uscirmene, Stefanuccio. Avevo già pensato a questa cosa. Vai. Non c'è problema. Ragazzi, grazie per il vostro voto. Ne prenderemo atto. Ne prenderemo atto. Lo sapevo io che... E dopo la diretta sceglieremo la vincitrice... Di questa competizione che non vincerà un cazzo in pratica. Capito? Allora io voglio dire una cosa al volo. Può anche togliere Siska, allora, adesso. Visto che si è arrivata alla fine, insomma. Sì. E ci sarà il free download prima della fine della diretta totale, no? Sì. Ci sarà il free download. Avete tempo da adesso fino alla fine? Sì. Anzi, fino a prima che arrivi il link in chat. Sì. Per tentare di indovinare quale sarà il free download. Se leggo in chat il titolo esatto, colui o colei che scriverà questa cosa, il titolo, ne riceverà un altro. Due free download invece che uno. Ah. L'altro in privato te lo mando. Ok? Però se nessuno indovina, vi beccate solo quello. Il cazzo è tuo. Esatto. Comunque, per non fare torto a nessuno e non fare disparità, andremo a leggere dopo chi avrà vinto questo torneo. E poi dopo lo metteremo sulla pagina della federazione come storia. Chi è Siska? Va bene. Allora, siccome siamo ai saluti finali, noi vorremmo ringraziare veramente col cuore proprio qui, guarda, qui col cuore, tutti quelli che ci hanno seguito dalla prima diretta a questa qui che stiamo facendo. Sono stati mesi intensi dove... Il nostro scopo qual è? Farvi sentire musica, tenervi compagnia, ok? In queste serate invernali che ci sono state, anche queste poche estive che ancora tardano ad arrivare. Comunque, il nostro compito è farvi compagnia tutti martedì e giovedì. Non so se l'anno prossimo terremo gli stessi orari, gli stessi giorni, Lo vedremo poi nel corso della stagione, insomma. Esatto, ma vi promettiamo... Forse, vabbè, non prendetemi troppo sul serio, che ritorneremo, ok? La stagione prossima, che sarà la nona, ok? Vogliamo arrivare alla decima e poi basta, perché... Facciamo come Ciao Darwin. Come sì, alla decima poi basta. Alla basta. Decima chiudiamo, ma sì, forse sì. Anche alla nona chiudiamo. Può essere. Può essere. No, comunque veramente no. Grazie a chi c'è sempre stato, a chi è arrivato magari su TikTok, ci ha scoperti, è rimasto con noi qui. Salutiamo anche l'algoritmo.
Vaffanculo. Allora, okay, lo dico. Lo volevo fare. Allora, lo ripeto così per l'ultima volta per gli amici che sono su TikTok e per chi non lo sapesse, la storia degli abbonamenti. Noi anche al di fuori delle live, quindi nei mesi estivi, daremo le tracce per tutti gli abbonati. Quindi a livello 1 una traccia, a livello 2 due tracce, a livello 3 tre tracce. Se hai Amazon Prime ti puoi abbonare gratuitamente al canale Alien Cat, ok, su Twitch, e equivale a un livello 1. Dopodiché, dopo esservi abbonati, alla fine del mese in cui vi siete abbonati, ripeto, troverete il link della traccia corrispondente al vostro livello di abbonamento sul nostro canale Discord. Basta associarlo e vi apparirà il link, ok? Mi sembra una spiegazione molto lineare, a differenza delle mie che ci sono qualche piccole, cioè, lacune. Io parlo, poi non so se dico giusto. No, so, tu, lo riascolto poi. Io perché il problema è che mentre parlo mi ascolto e so che non sto dicendo niente di che. Okay. Quindi ringraziare, vi abbiamo ringraziato. Ovviamente ci vediamo nelle serate in giro quest'estate. Ci vedremo anche con Siska, se vieni. Vieni Siska, sì, tu ci sei, vero? Ma dipende, no, se dipende. Non mi fate girare i coglioni prima. Ah, vedi che succede. Abbiamo grandi pretese qui adesso. Addirittura. Cioè. E poi volevamo salutare un nuovo amico acquisito, ok? Che è venuto qui dalla parrocchia, che è qui sopra il nostro studio, il nostro cardinale Borraccia. Grazie, grazie. Ciao a tutti e grazie per avermi accolto in questa... Così, cazzo. Grande cardinale, grazie. Direttamente dalla parrocchia di Underdog. Si chiama così la parrocchia. Esatto. E c'è un bel... Vabbè, non lo posso dire quello che stavo dicendo. Mi correggo. Ok, no. Vabbè. È bellissima. Nella prossima la parrocchia. Stagione lo diremo. C'è una bella parrocchia che in pratica per terra non ha delle mattonelle. È morbida. Ha un po' di spugna. Sì. Per attutire anche le cadute. Perché i preti, si sa, ogni tanto inciampano con la tonaca che arrivano a terra. Ci hanno messo un bel tappeto di gomma. Che non posso dire come si chiama il tappeto di gomma. Allora, Siska, visto che è l'ultima diretta, vuoi dare un saluto particolare ormai ai tuoi amici? Quanto. Allora, cari amici miei. Aspetta, compra la vocale. Gira la ruota. Che mi fa arrabbiare, padre. Cardinale. Quindi devo trattenermi. Cari amici miei. Sapete come ogni anno io vi voglio bene, ma avete visto crescere, ma avete visto diventare un adulto, avete visto superare la fase della pubertà. Anche la prostata. Esatto, anche il controllo della prostata. Ogni anno sono qui, come lo sarò anche il prossimo anno, spero. Se Fabio ce lo mi farà arrabbiare. No, sempre. No, ma ci mancherebbe. Noi ti accogliamo sempre a braccia aperte. Sempre qui con noi. Spompinei. Non volevo dirlo io, Davide. Non volevo dirlo io. Cazzo, ma... Quindi okay, concludo con vi voglio bene. Vi spompinei. Bravo. Così, bene. Allora, io credo che abbiamo detto tutto. No, ora allora... sono io a ringraziare voi. Bravo, va. Ora vai. Sono io a ringraziare sia voi della chat, sì, che mi avete creato alla fine, e sia voi, Siska, Davide e Fabio, che siete tre persone non fantastiche, di più. Grazie, grazie. Veramente grazie. Mi avete portato in un mondo di merda. Amen, come sempre. Sempre sia lodato e veramente grazie col cuore. Quindi adesso non ci resta che lanciare il free download nella chat, ma prima disco da viaggio, godetevi il free download e ci vediamo st'estate in giro. Ciao! Fermo un attimo, accendo, ma in fondo non lo spengo. Rimango un attimo fermo come aspettando un cenno. Forse non c'è campo, forse non c'è altro. Vorrei fissare i tuoi occhi e dirti tanto. Galleggia polvere in aria svanita. Un po' come te, ma nella mia vita. Vorrei fossi riuscita, vorrei lasciare il buio per imboccare l'uscita e sentirmi al sicuro. Ti chiedo scusa, ero piccolo e ingenuo. Ti chiedo scusa,
non ho ascoltato davvero, hai sempre una scusa. Traffico canto un alieno, ma stai dentro una scusa. Può esserci il mondo intero e se vivo un ricordo che durerà un giorno, allora è meglio se dormo, diventerà un sogno. Danzo su note che manco conosco, perché alla fine è così che ne esco. Se puoi amarmi, se puoi chiamarmi, siamo distanti qui, siamo distanti sì, e vengo a prenderti. C'è ancora due tiri ma piano, essere felice ed è questo il piano. Ma qui tutto il contrario, fisso quel calendario. Il male rende umano, la musica è un marziano. Il primo caldo, la primavera, tu che per me sei stata la primavera. Non trovo l'accendino, mi innervosisco e scrivo. Ma sarà luce a illuminare tutto il mio cammino. Quando il tempo scorrere, si muove il cielo in nuvole. Già mi manca l'amore, mi sono perso, perso te. E volerai sì più in alto aeroplano, e queste scie scriveranno io ti amo.